Ciao, una nuova settimana. Oggi è il primo giorno della settimana, lunedì 28 febbraio 2022. Iniziamo un viaggio con piena energia positiva per superare le difficoltà. Quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Novità interessanti online. Qualcosa cambia, a ritmo variabile, le relazioni con l'ambiente. La comunicazione e la gestione degli affari reclamano una nuova messa in gioco, che testa le vostre potenzialità e la capacità di adattamento. Lo stesso accade nel privato, tra relazioni più o meno intime e personali, anche lì qualcosa è in fase di trasformazione e la dovrete accettare, anche se sulle prime fa male. Opportunità corteggiati da tempo sul fronte degli affari, ora che l'occasione inizia a girare nel vostro campo visivo, non c'è un minuto da perdere, ascoltate la dritta dei due amenti del mito, Venere e Marte, insieme alla Luna e a Plutone, in sestile, qualcuno ve la potrebbe soffiare, non c'è un minuto da perdere. Un chiarimento e una riappacificazione possibili e prossimi. Chiarimenti che portano pace e serenità, speranze di incontri, telefonate, messaggi, lettere, spiegazioni che poi arrivano. Nella coppia migliora la comunicazione e l'intesa. I single attraverseranno un periodo di compagnia con mille piccole novità. Complicazioni nel dialogo in famiglia, potrebbe accadere anche che vi sentiate incompresi e vorreste mandare all'aria tutto e tutti. Mercurio oggi non è tra i più positivi. Se state cercando le occasioni giuste per ricontattare chi non vedete da tempo e che vi sta a cuore, oggi è l'occasione buona per farlo. Siete nei pensieri di una persona, soltanto se sapeste chi è fareste i salti di gioia. Però non datevi pensiero, molto presto scoprirete chi è. Lasciate perdere una vecchia conoscenza che si è riaffacciata nella vostra vita. Non porterebbe nulla di buono. Noia in casa. Nervosismo. Non essere polemico con i vicini e i parenti. Vantaggi da viaggi, spostamenti, telefonate, lettere, e-mail. Notizie da lontano in arrivo, cercate di fare buon viso a cattivo gioco. Sarete molto attivi anche se non tutti i vostri sforzi saranno premiati. Perdonate oggi tutto quello che credete debba essere perdonato. Non lasciatevi prendere dai risentimenti. Perdonando vivrete finalmente liberi. Qualche spiraglio si apre improvvisamente per una situazione che in amore vi sta destando qualche preoccupazione. In ogni caso non fate confidenze a nessuno. Datevi da fare perché solo con la forza di volontà riuscirete a superare un ostacolo che sembra quasi insormontabile. Oggi il vostro partner vi potrebbe sorprendere con un regalo inaspettato. Cercate di evitare di pensare che debba farsi perdonare qualcosa, forse è solo un modo nuovo per dirvi che vi ama. La giornata di oggi porterà una ventata di freschezza che vi permetterà di guardare avanti senza troppi dubbi ed incertezze. Vi sentite brillanti e preferite rinviare i compiti più noiosi per dedicarvi alle nuove idee con le persone che condividono i vostri interessi. Nel lavoro, senza incontrare difficoltà, potrete portare avanti i progetti che vi interessano. Lo zodiaco non smette di favorirvi e continua a stupirvi con effetti speciali, anche quest'oggi. Grandi movimenti dunque e notevoli aperture, anzi vere e proprie nuove vie che vi si prospettano davanti non sono per nulla improbabili. È possibile abbiate di fronte delle scelte da intraprendere, delle strade molto significative da dover imboccare, a tutti i livelli. Tanto che sarà necessario chiedere lumi e consiglio a qualcuno che abbia la saggezza, l'esperienza e il giusto distacco per farvi prendere la decisione più valida. Cari Scorpione, nelle prossime ore i single devono cercare di evitare momenti di tensione e soprattutto nelle giornate dopo il fine settimana. Scorpione, ben venga questa giornata. Forse non sei stato in perfetta forma. È da tempo che lo Scorpione si sente come rallentato e qualcuno addirittura è rimasto chiuso in casa per un bel po'. O magari chiuso nei propri pensieri. Siete molto intelligenti, perché curiosi, ma anche un po' creduloni. Avete una grande fiducia nel prossimo e vi lasciate abbagliare da qualsiasi novità, basta che vi sia raccontata nel modo giusto. Questa sarà una di quelle giornate, nelle quali sarebbe meglio non esporsi troppo. Non concedere e nemmeno volere,
confidenza con semi estranei. Insomma, imparate ad essere più riservati. L'amico Nettuno vi sorride dal segno dei pesci, acquatico quanto il vostro e tra voi e lui ben quattro astri, tra i quali il vostro astro guida Plutone abbracciato a Venere, Marte e la Luna. Oggi contrariamente al vostro carattere taciturno vi esprimete parecchio, magari litigate anche, sempre in difesa di ciò che vi è più caro, il partner, i figli, l'arte, la musica, tutto ciò in cui credete. Amore ed Eros. Messaggini e telefonate anonime, questo sì che è un rebus intrigante, sembra la trama di un poliziesco, non giallo ma rosa. Con la logica non ci arrivereste mai, la persona a cui pensate non è quella giusta, provate con un nome e poi un altro ancora, alla fine dell'elenco azzeccherete quello giusto. Venere vi favorisce e vi concederà momenti di grande euforia in amore, mostrando di voi il lato più tenero e romantico. Il desiderio di scoprire sensazioni nuove potrà indurre qualcuno di voi a flirtare. Una nuova fiamma si fa strada per voi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 14 del mese di novembre. Non chiedete, però, tutto e subito e date e prendete anche per voi, il tempo necessario per capire se questa nuova storia funziona. Chi abbia una relazione consolidata, può fare programmi di vita che sono abbastanza impegnativi, matrimoni, serie convivenze, progetti di un prossimo lieto evento. Lavoro e denaro? Affari contorti, nei quali non volete entrare, il noir vi intriga ma solo nei romanzi anche tra amici l'atmosfera si fa incandescente, in barba all'affetto che vi lega, nessuno può imporvi qualcosa che non condividete nel profondo. Discussioni accese con chi non rispetta gli altri e se ne fa un baffo dell'ecologia e del benessere, proprio e altrui. Intanto vi godete un bel libro, un dibattito, uno spettacolo, una mostra, bello fare qualcosa che piace e diverte. Continuate a collezionare esperienze lavorative differenti e presto troverete anche la vostra reale vocazione. Non arrendetevi proprio adesso che siete così vicini all'obiettivo. Se svolgete questa lunedì un'attività collegata con la parola, la comunicazione, l'insegnamento, un luminoso Plutone dal Capricorno vi dona oggi la possibilità di arrivare lontano. La forza di persuasione e l'eloquenza che dimostrate di possedere, sono una cannonata, praticamente fenomenali in special modo se festeggiate il vostro compleanno nel mese di novembre. Benessere. Dormite male e vi agitate per un non nulla, forse vi manca il moto o forse ne fate troppo, in modo massiccio ed estenuante. Da valutare anche l'alimentazione che deve essere adeguata, comprensiva di tutte le vitamine e gli oligoelementi indispensabili alla salute. Sentite il parere del medico o almeno del farmacista di fiducia, gli integratori aiutano ma vanno scelti con cognizione di causa. Ci sono tante attività che potreste intraprendere per alleviare lo stress. Provate a praticare uno sport che vi appassioni, in modo da seguirlo con regolarità magari insieme con una persona amica. Per lei, dal gossip tra amiche ed ex colleghe capite più di quanto non vorreste, vi dichiarano simpatia ma vi sparlano alle spalle. Umiliate e offese, direbbe Dostoevskij. Per lui, alle prese con un esame tostissimo a pochi giorni, siete proprio convinti di non farcela, anche perché la mente oggi non è lucidissima e rispetto alla prontezza di sempre potreste considerarvi un bradipo, rompete l'incantesimo uscendo a prendere un po' d'aria. Colore delle emozioni, antracite. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.